Buonasera a tutti, o meglio dire ben ritrovati, visto che riprendiamo gli appuntamenti insieme a Leontech. Erano alcuni mesi che non abbiamo svolto insieme, mi pare che l'ultimo sia stato a dicembre dell'anno scorso, quindi alcuni mesi di latitanza. Siamo di nuovo qui insieme con questo nuovo webinar, molto atteso visto che tantissime persone si sono iscritte nuovamente, quindi andiamo molto molto bene, grande attesa. Ovviamente non vi ho presentato, ho citato solo Leontech, siamo qui in presenza di Pietro Saccomandi e di Anna Berto, a cui do subito la parola per i saluti di rito, e visto che sono alcuni mesi che non interveniamo insieme in webinar, chiedo se ci sono novità, se ci sono degli aggiornamenti che volete condividere con gli investitori, insomma. Ciao Gabriele, buonasera a tutti. Sì, è un piacere ritrovarci. Effettivamente era qualche mese che non avevamo organizzato il nostro abituale webinar e incontro, dove io ci tengo sempre a sottolineare che è un incontro soprattutto per voi. Quindi qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, non esitate, scriveteci. Se possibile vi rispondiamo live, se no siamo sempre disponibili anche a fine webinar e insomma nelle giornate successive. Faccio salutare anche Pietro, se no. Buonasera a tutti, buonasera Gabriele, sì, siamo contenti di essere qua con te. Effettivamente stavo pensando, è passato un po' di tempo. Che dire, allora, novità interessanti da raccontare ai nostri investitori. Diciamo che secondo me nelle ultime settimane quello che noi abbiamo notato è una certa paura di entrare sul mercato azionario ai livelli correnti, perché il mercato è corso tanto e non si sa bene da che parte andrà. Ci sono tantissime variabili macroeconomiche che potrebbero andare, diciamo, a far sì che il mercato continui a salire, ma anche che ci sia una correzione. E quindi questa incertezza in che cosa si traduce? Si traduce in una ricerca degli investitori, o almeno questo è quello che abbiamo visto noi, in asset class che non siano solamente l'equity. Nello specifico, stiamo vendendo tantissimi prodotti sull'oil, quindi Brent e WTI, e infatti durante questo webinar ne abbiamo selezionati alcuni proprio per andarne a parlare per questo motivo. Abbiamo fatto tantissimi volumi, abbiamo più o meno una decina di prodotti, anche se poi la verità è che sono tutti molto simili, nel senso che sono strutture che pagano delle cedole mensili, ma lo andremo a vedere più in dettaglio a brevissimo. Quindi ecco, questo è l'interesse che vediamo sul mercato. Poi abbiamo una pagina internet che fa vedere i volumi, che fa vedere i volumi sui certificati più scambiati, quindi questo può essere Sui comunque interessante, i bestseller, best seller, assolutamente. giusto anche per avere un'idea di dove va il mercato. Tu andati, come si può Certo, no, arrivare? volevo giusto Certificati più legarmi acquistati. alle novità, quindi chiaramente come diceva Pietro, voglia o necessità degli investitori di non esporsi solamente ad equity, magari adesso che forse siamo ai massimi, non si sa. Ma e quindi anche di andare un pochino a cambiare quelle che sono i sottostanti, per cui ecco interessi nel mondo commodities, non solo perché abbiamo anche iniziato ad emettere prodotti legati al credito, quindi credit link certificate, quindi questa è un'altra novità. Non so se oggi avremo spazio per parlare di tutto, però chiaramente stiamo facendo un pochino una carrellata di quello che abbiamo fatto in questi mesi, visto che era un po' che non ci trovavamo. E dunque, ecco, queste sono un po' le principali novità, sempre tante missioni legate ad equity, ma non solo, quindi diversificazione appunto di quelli che sono i sottostanti. Se vuoi cliccare, Gabriele, lì su certificati più acquistati, scendendo un pochettino col cursore, sì, sulla sinistra, vicino, Aspetta. eccolo là, un po' più sotto, lì andiamo a vedere che effettivamente dovrebbero esserci esattamente un paio di prodotti su Brent e WTI, proprio come diceva Pietro. L'interesse su questi sottostanti è molto, molto forte e penso anche che siamo tra i pochi emittenti, se non l'unico, a effettivamente offrire questa tipologia di prodotti, o perlomeno questa tipologia di prodotti su questi sottostanti. Assolutamente, volete guardarne uno in particolare oppure ne ho selezionato uno? Partiamo Se pure con quello che hai selezionato tu. io ho selezionato questo, vado a prenderlo, eccoci qua, è il 142 come finale, qui trovate il codice
Aisin, che fa parte sostanzialmente di questa covata. Qui, prima di entrare nei dettagli, ti chiedo un'informazione. Qui il sottostante, magari possiamo un attimo spiegarlo meglio a chi ci segue, perché in genere sono abituati a comprare certificati che sono costruiti su singole azioni o su panieri di azioni o comunque lavorare su indici azionari. Qui entriamo nel mondo delle materie prime sostanzialmente, quindi il WTI, il Brent. Qui il sottostante esattamente che cos'è? Non sono i barili, no? No, chiaramente non sono i barili di oil, né di Brent né WTI, che sono entrambi oil, c'è cioè una, diciamo, lieve differenza tra i due. Comunque, cos'è il sottostante effettivamente? Sono i future che per Brent e WTI rollano su base mensile, quindi ogni mese di fatto si prende il front month future, per cui si va a vedere quello che, la data in cui rolla per capire effettivamente a quale future facciamo riferimento. Ora, senza complicarci troppo, sul nostro sito noi riportiamo la pagina prodotto sotto, se scendi sui sottostanti, si dovrebbe vedere effettivamente il valore del future stesso, quindi la performance e tutto, e quanto, soprattutto quando siamo alla data di osservazione, effettivamente come capire se il prodotto verrà richiamato, pagherà la cedola o meno, lo riportiamo noi direttamente sul sito. Poi ovviamente su internet, su Bloomberg, si trovano tutte queste informazioni. Sono specificate anche sul nostro term sheet come effettivamente andiamo a calcolare il sottostante, ecco. Però di base non è appunto la commodity stessa, perché non è che poi andiamo a deliverare i barili di petrolio, bensì ci basiamo sui future che No, ma tu per WTI scherzi adesso. e Brent vengono rollati su base mensile. Uno scherza, no, sui barili, no? Però se torniamo indietro di un paio d'anni, quando il petrolio aveva raggiunto la quotazione negativa, non so se vi ricordate, Certo che ce lo ho ricordiamo. ricevuto delle mail dove mi chiedevano se c'era la possibilità di fare degli stock di benzina, cioè gente che pensava di andare al distributore a riempire, non so, delle tanche per poi. No, sono cose curiose, però magari per l'uomo della strada che inizia i primi tempi a muoversi sui mercati finanziari, ecco che è una tematica da citare, cioè, al di là del folklore di queste mail che ho ricevuto, che vi ho illustrato, però insomma il dato è quello. Quindi tecnicamente in questo caso si tratta di come struttura di un classico cash collect. Quindi un prodotto a capitale condizionatamente protetto, periodicamente c'è una data di rilevazione. La caratteristica però saliente in questo caso è che il certificato è costruito su un paniere, in questo caso di due sottostanti, che sono due futures, uno sul WTI e uno sul Brent, sostanzialmente, corretto? Corretto, assolutamente corretto. E quindi la struttura penso che insomma sia nota, perché di fatto è un prodotto, come hai detto tu, con protezione del capitale, con una barriera di protezione del capitale e una cedola periodica condizionata appunto al muoversi dei due sottostanti. Il paniere è worst off, quindi si guarda sempre il peggiore dei due, la cedola è condizionata e con memoria, e poi vi è anche la possibilità di richiamo anticipato alle osservazioni, insomma, predefinite. Quindi Esatto. struttura analoga a tutti i prodotti equity ai quali siamo abituati. Esattamente. Giusto un paio di cose che secondo me possono essere utili, visto che abbiamo tante persone nuove che ci seguono. Qui abbiamo introdotto dicendo siamo in compagnia di Leonteq, però qui in realtà l'emittente è EFG International. Non so se ne abbiamo già parlato varie volte, in realtà, per cui chi magari ci segue da tempo conosce già la distinzione, però se vuoi giusto Certo. descrivere esattamente chi è EFG. E qual è il legame con Leontech? Allora, voi vedete Leonteq dappertutto, il sito è certificati.leonteq.com, il logo dietro di noi è Leonteq e noi lavoriamo per Leonteq. EFG è un partner storico di Leonteq perché Leonteq è nata come, diciamo, uno spin-off di EFG. EFG è una banca privata svizzera. Che quando ha iniziato di fatto a emettere prodotti, investment certificate, quindi prodotti a cui siamo abituati oggi, si chiamava EFG Financial Products. Dopodiché c'è stato proprio uno spin-off, Leonteq si è quotata sul mercato svizzero, ha fatto l'IPO e ha quindi preso insomma un nome indipendente. EFG è fuoriuscita dall'azionariato, ha quindi diciamo monetizzato la partecipazione che aveva inizialmente, però vi è comunque rimasto da sempre un forte legame di cooperazione e da sempre Leonteq
ha curato tutte le emissioni con carta EFG per appunto la banca stessa e per il pubblico. Quindi EFG è un rischio emittente diverso da Leonteq, sono due emittenti diversi, per cui ricordiamo sempre che appunto è importante la diversificazione del rischio emittente, ha un rating diverso, è una singola A, Leonteq è una tripla B, però per tutto ciò che riguarda le emissioni in Italia e non solo, comunque ora siamo sul mercato italiano, quindi parliamo di questo, ce ne occupiamo noi e quindi il sito dove reperire tutta la documentazione relativa ai prodotti FG è lo stesso nostro. Noi cerchiamo insomma di segnalarlo in modo abbastanza evidente, qua vediamo il logo infatti EFG, viceversa se fosse un prodotto Leonteq vedremmo Leonteq. Comunque il servizio che diamo è lo stesso, però proprio ed è importante appunto ricordare che sono due emittenti diversi e di conseguenza due rischi diversi. Perfetto, giusto due altre descrizioni su questo certificato per chiudere un attimo il cerchio. È quotato sul CertX, la scadenza naturale prevista, vedete, dov'è? Scadenza 2 anni, eccoci qua, nel dicembre del 2025, quindi una scadenza relativamente breve, sostanzialmente parliamo circa di 1 anno e mezzo rispetto al dato di oggi. La barriera è una barriera discreta posta al 60%, quindi vuol dire che regge un ribasso del 40% del sottostante worst off, quindi come diceva Anna prima, fa fede per il pagamento della CEDO e per la protezione del capitale, la performance del sottostante che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore. La barriera capitale coincide anche con la barriera CEDRA, con la soglia CEDRA, quindi è sempre quello il valore che viene verificato per capire se pagare la cedola. E del paniere abbiamo già parlato, sono due futures con sottostanti il Brent e il WTI, è un certificato già quotato da alcuni mesi, la data di rilevazione abbiamo detto è una data di rilevazione mensile, con cedola condizionata, cioè vuol dire che viene pagata solo se entrambi i sottostanti quotano sopra il livello della barriera contemporaneamente e gode dell'effetto memoria, quindi se non è pagata in un'occasione può essere recuperata. Non abbiamo detto l'importo, lo vediamo anche qui sotto, che troviamo tutte le altre caratteristiche, qui troviamo il livello della barriera, qui troviamo l'attuale distanza del sottostante worst off, questo in questo caso vuol dire che entrambi sono saliti rispetto al valore iniziale, qui troviamo, vedete, entrambi i valori, la quotazione attuale di mercato, lo strike, che è il fixing iniziale, che è il valore da cui sono poi calcolati tutti gli altri livelli a cascata, come ad esempio il livello della barriera, indicato anche il livello della barriera con le relative distanze. Vedete, sono sopra strike, quindi ovviamente sopra barriera. Qui sotto invece troviamo la struttura cedolare sostanzialmente. E qui vedete che abbiamo una cedola che è a data di rilevazione, vedete, mensile, abbiamo una cedola di 10 euro su un valore nominale di 1000, significa l'1% al mese, quindi vedete che qui trovate un potenziale del 12% annuo, quindi la cedola viene pagata se si verifica la condizione per il pagamento, che entrambi i sottostanti hanno una quotazione uguale o superiore rispetto alla barriera. Attenzione però a una data, perché a partire, vedete, da aprile, eccoci qua, si è attivata, quindi già adesso che la prossima data di rilevazione, vedete, era il 15 maggio, scusa, oggi è la data di rilevazione, il 15 Oggi. maggio, abbiamo attiva l'opzione call, però un'opzione call particolare, un soft callable questo certificato. Qual è la differenza? Che nella classica autocall il richiamo anticipato avviene indipendentemente dall'andamento, cioè indipendentemente dalla volontà dell'emittente, quindi si verifica la condizione e automaticamente viene richiamato. In questo caso invece è l'emittente che decide in modo discrezionale se richiamare il certificato, quindi si chiama opzione callable o soft callable. Non so se volete aggiungere qualcosa, anche magari spiegare perché questa caratteristica, che tra l'altro è una caratteristica che vi caratterizza da parecchio tempo, siete stati i primi a emettere questa tipologia, poi via via altri emittenti sono arrivati, però di fatto chi vi conosce in realtà questa caratteristica la conosce già da tempo. Sì, diciamo Gabriele che l'anno scorso abbiamo introdotto i soft call. All'inizio siamo partiti molto lentamente perché era un prodotto comunque nuovo, andava introdotto sul mercato, spiegato e avevamo un po' paura che magari la clientela non lo avrebbe gradito proprio per la diciamo incertezza aggiuntiva rispetto a un autocall standard. Però la verità è che è stato diciamo ricevuto molto positivamente, ne abbiamo emessi davvero tanti.
Credo che ad oggi ne avremo, secondo me, tra i 200 e i 300 di Sì, prodotti indicativamente. a mercato. E per quale motivo? Perché di base richiamano di meno, soprattutto all'inizio, nel periodo iniziale della vita del soft call, per come è strutturato, tende a richiamare di meno. Quindi ci sono diverse casistiche, come per esempio quella che abbiamo davanti, dove abbiamo entrambi i sottostanti che hanno una performance positiva, vedo qui 7,5, 9, 10. E il prodotto non richiama, quindi nel caso di un autocall tu ti ritroveresti il tuo capitale e dovresti andare a mercato a cercarti un nuovo prodotto. Nel caso del soft call invece continua a ricevere le cedole con un prodotto che di base è più sicuro di quello inizialmente acquistato, perché sei in demoni su entrambi i sottostanti. Quindi diciamo che per questa situazione particolare di richiamo minore abbiamo tanto interesse, e poi ovviamente a parità di condizioni, quando noi andiamo ad emettere un certificato, spesso il certificato soft call ha una cedola più alta, proprio per far fronte alla mancanza di trasparenza che diamo agli investitori. Quindi a parità di condizioni si ha un certificato che paga di più, e questo è stato apprezzato dal mercato. Ok, ci sono un paio di domande su questa opzione. Chiedono sostanzialmente, adesso non le caratteristiche specifiche in cui, però il concetto è qual è il punto di rottura, cioè qual è il momento più o meno in cui l'emittente può richiamare. C'è un. Allora, ti direi, per darti proprio una regola molto, molto approssimativa, ti direi che tendenzialmente ci vuole un annetto, secondo me, a far sì che il prodotto venga richiamato più facilmente. Però questa è un'indicazione molto approssimativa, perché di base una delle variabili principali è la volatilità. Cioè, quando la volatilità scende, la probabilità di richiamo aumenta. Per quale motivo? E qui ti faccio un esempio banale. Il nostro trader ad una data di osservazione può decidere se richiamare il prodotto. Ok? Richiamare il prodotto cosa vuol dire? Vuol dire che io ti do 1000 e ti do la cedola per ogni certificato. Quando è che il mio trader fa una cosa del genere? Quando il valore del certificato è più alto di 1000, perché ti dà 1000 quando magari il certificato vale boh, 1500. Ok? Quando è che il prezzo dei certificati aumenta? Quando la volatilità scende. Quindi a parità di condizioni, se noi abbiamo una riduzione della volatilità, il prezzo dei certificati aumenterà, e quindi sarà più probabile che il certificato venga richiamato a 1000 più cedola. Effettivamente, negli ultimi mesi la volatilità è scesa, e abbiamo iniziato a richiamare questi prodotti. Quindi, mentre nei primi 6-9 mesi non richiamavamo mai niente, adesso questo trend si sta un po' invertendo e tutti i certificati che magari hanno i sottostanti molto sopra lo strike stanno purtroppo, dico purtroppo perché chiunque li veda richiamare non è contento, stanno iniziando un attimo a richiamare anche loro. Sì, comunque ci tengo solo a sottolineare che è totale discrezione dell'emittente se richiamare o meno un prodotto. Noi qui cerchiamo di dare delle indicazioni per capire se la probabilità che venga richiamato è più alta o più bassa, però ovviamente fino al giorno dopo non si sa, quindi non lo sappiamo neanche io e Pietro. Per cui ci tengo a sottolineare, insomma, per tutte le persone connesse che è così, non è che siccome dopo un anno per forza richiama, può richiamare Certamente. fra 3 mesi, può richiamare fra 2 anni e non richiamare mai, arrivare a scadenza. L'unica magari altra cosa che si può guardare è se effettivamente il prezzo a mercato a ridosso della data di osservazione è 1000 più cedola, e allora lì magari la probabilità che venga richiamato è un po' più alta. Chiaramente, se a ridosso della data di osservazione siamo sotto pari, magari non verrà richiamato. Queste sono delle indicazioni che potete seguire, però di nuovo totale discrezione dell'emittente. Sì, assolutamente. In questo caso qualcuno chiedeva, entrambi i sottostanti sono effettivamente sopra strike, ma in modo assolutamente leggero, il certificato è appena stato emesso a pochi mesi di vita, quindi le probabilità che venga richiamato sono ridotte, mettiamola in questi termini. Ecco, non ci sono garanzie da questo punto di vista, magari viene richiamato domani, non lo sappiamo, però in linea generale la logica è questa. Stavo guardando un paio di domande che sono arrivate. Arrivo. Ok, sì, direi che abbiamo già risposto a molte di queste. Arrivo. Chiedono, essendo bassa la volatilità e non avendo
dividendi. Come fa la cedola ad essere così alta sui certificati costruiti sul Brent? Per due motivi. Beh, intanto la volatilità non è proprio bassissima, un filo di volatilità c'è. E poi perché i futures, questo magari è un qualcosa un pochino tecnico, i futures sono in backwardation. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il valore futuro è un po' più basso di quello presente. E questo fa sì che ci dia una mano nella strutturazione del certificato. È come quando un certificato ha i dividendi. Il prezzo del certificato futuro sarà più basso perché vengono tolti questi dividendi. Quindi questa struttura particolare delle commodities oil in questo periodo fanno sì che la struttura stia in piedi e ci dia la possibilità di pagare delle cedole così alte. Perfetto, stavo guardando, sono una marea di domande, però in realtà molte abbiamo già risposto. Può ripetere chiedono di ripetere il rating di EFG e Leonteq. Leonteq è BBB e FG è singola A, si può vedere, vabbè, su ogni term sheet, si può vedere insomma su tutta la documentazione presente sul sito e anche sulla nostra newsletter. Poi Augusto chiede, nella sezione di prima che abbiamo citato i più venduti, a cosa si riferisce? Cioè alla giornata di oggi, all'ultima settimana? Sono indicazioni settimanali, quindi noi Settimanale. ogni settimana la andiamo ad aggiornare. Ed è, diciamo, uno strumento utile per vedere quali sono i flussi di mercato sui nostri certificati. Abbiamo notato che fa molto piacere, anche per una questione di curiosità, e quindi da diverso tempo che lo aggiorniamo costantemente. Ok, poi c'è Paolo che dice di citare il miglior certificato di energia appena quotato sul petrolio. Non so quale sia, magari se mi passi Qual è? l'ISIN lo Se ha guardiamo. l'ISIN lo possiamo andare a guardare insieme molto volentieri. Ti invitiamo a Allora, scrivere l'ISIN se ce l'hai. quindi qui era la prima novità, no? Legata al petrolio e al Brent. Hai citato prima, Anna, i credit link note. Non so se vuoi accennare qualcosa, vogliamo far vedere qualcosa, anche solo per spiegare, poi magari ci ritagliamo nel prossimo webinar uno spazio maggiore per quella tipologia. Però visto che è una tipologia, tra l'altro è strana come certificato, perché in realtà tanti anni fa erano già quotati, disponibili sul mercato, poi a un certo punto come se fossero stati bannati, no? Non si potevano più mettere, poi pian pianino questo veto è venuto a mancare, è cambiata la motivazione, insomma, sostanzialmente, quindi di conseguenza di nuovo il via a questa tipologia di prodotto. È una tipologia secondo me che ha delle caratteristiche molto interessanti. Certo, allora, credit link note sono, come hai detto tu, stati bannati da Consob per circa una decina d'anni e da un paio di anni sono stati tolti, eliminati dalla blacklist. Di conseguenza, vari emittenti, tra cui noi, hanno ricominciato o iniziato per la prima volta ad emetterne ad hoc per il mercato italiano. Sono prodotti che sono diversi dai prodotti legati ad equity, proprio perché non sono legati ad equity. Il sottostante è un'entità di riferimento, quindi vi è una sorta di doppio rischio di credito, quello dell'emittente e quello del sottostante. Sono dei certificati, quindi a tutti gli effetti hanno un codice ISIN, sono trattati come certificati, ma per semplificarne la spiegazione, io li solo a grandi linee, non fraintendetemi, vanno visti in modo simile magari ad un bond. Quindi cosa si può fare? Si può andare a prendere il bond di Enel e una credit link su Enel e si guardano le differenze. Una credit link a doppio rischio emittente, come dicevo, rispetto al bond, e di conseguenza ci aspetteremo un coupon più elevato rispetto al rendimento, allo yield del bond stesso, altrimenti magari la cosa non ha senso. Però perché possono essere interessanti invece rispetto a un bond? Perché tanti bond, soprattutto corporate, tradano su base 100.000, 200.000 come investimento minimo. Noi le credit link le facciamo su base 1.000, quindi quello che cerchiamo di fare è dare la possibilità a un investitore retail anche di avere un'esposizione sull'obbligazionario abbastanza diversificata. Quindi questa è un'altra differenza rispetto ai bond. Come funzionano? Sono dei prodotti che staccano una cedola periodica e
e che hanno una scadenza predefinita, quindi solitamente non sono callable, quindi hanno una scadenza fissa e una cedola periodica. Cos'è che può far sì che, che la cedola non venga più pagata o che il capitale non venga più rimborsato? Se si verifica un evento di credito sull'entità sottostante. Cosa vuol dire un evento di credito? Gli eventi di credito sono vari, sono definiti diciamo da ogni mercato. Abbiamo creato una presentazione ad hoc dove andiamo a cercare di spiegarli. E cosa vuol dire? Vuol dire una ristrutturazione del debito, un ritardo del pagamento di una cedola e così via. E questi eventi di credito impattano il prodotto in che modo? In modo negativo. Se si verifica un evento di credito sul sottostante, il prodotto, se è market recovery, smetterà di pagare la cedola e rimborserà un valore molto probabilmente inferiore a 1000, al 100% del nozionale investito. Anche qui ci sono vari tipi di recovery, c'è zero recovery, quindi al verificarsi di un evento di credito si prende zero cedola e zero nozionale investito. Market recovery si aspetta il valore che il mercato decide, oppure fixed recovery è un valore predefinito, una condizione predefinita all'emissione prima dell'emissione del certificato stesso e quindi si riceve quello. Le credit link possono essere su singolo, chiamiamolo sottostante, entità di riferimento, o su un paniere. Quando è su un paniere, a differenza dei prodotti legati ad equity, solitamente un paniere è equiponderato, è raro avere, diciamo, il worst off, perlomeno sì, il worst off sulle CLN è una cosa che, insomma, sul mondo retail probabilmente non vedremo. Quindi, cosa vuol dire? Se ho una credit link con tre entità di riferimento, se si verifica un evento di credito su una delle tre, io avrò comunque 2/3 della cedola e 2/3 del capitale investito più il market recovery dell'altro terzo che mi manca per il nome che è stato impattato da un evento di credito. Comunque, c'è tanto da discutere su questa tipologia di prodotti ed è per questo che secondo me magari un webinar ad hoc o perlomeno metà di webinar sarebbe sicuramente importante fare. Noi abbiamo, come dicevo, creato anche una presentazione che puoi trovare su servizi, se non erro, lì in alto, magari vuoi farla vedere. Oppure se sei sulla credit link c'è già qua, linkata in alto. No, vai su un pochino. Eccola là. E questa invito tutti veramente a leggerla, solo a scopo puramente, insomma, illustrativo, e cerchiamo di spiegare in modo più chiaro e semplice possibile come funzionano questi certificati. Ad oggi noi ne abbiamo emessi pochi perché comunque devono esserci e le condizioni di mercato interessanti per emetterle, come dicevo, e piano piano vanno inserite nel mercato in modo comunque. Insomma, è uno strumento nuovo, quindi usciremo con un po' di emissioni così dilazionate nel tempo. Se c'è forte interesse per questo, scriveteci, ma sicuramente con Gabriele, magari nel prossimo webinar, dedichiamo almeno una mezz'ora a questo. Che dici, Gabriele? Sì, assolutamente, Io ho assolutamente, me cercato di lo... farne una presentazione, però ci sono tanti, poi più parlo, più mi rendo conto che ci sono tanti parametri e tante, insomma, da spiegare, quindi ecco, è un po' difficile concentrare il tutto in un paio di minuti. Sì, assolutamente, magari ci ritagliamo il prossimo spazio, il prossimo webinar per parlare di questo argomento, di questa novità in tutte le sue caratteristiche e sfaccettature. Ok, allora vedo che sono arrivate altre domande, però magari rispondiamo, magari strada facendo per poter un attimo proseguire. Stavo guardando anche l'orario, ok, perfetto. Allora io direi di procedere, se per voi è ok, con uno di quelli che ho selezionato tra i già quotati. Sì, scegli tu pure. Ok, perfetto. Allora, io partirei da questo. Questo è un classico cash collect con cedola effetto memoria e soft callable, quindi l'opzione call in mano all'emittente, quindi discrezionale per l'emittente. Qui trovate il codice ISIN del
prodotto. La struttura è molto semplice perché quella del classico cash collect, l'emittente sempre IFG, è sempre quotato sul CertX. Qui la scadenza è un po' lunghetta se non viene richiamata in anticipo perché è il 2029, quindi bisogna verificare che sia compatibile con la propria ottica temporale. È costruito su due titoli e basta, due titoli appartenenti allo stesso settore, che è quello dei bancari e dei finanzieri, che sono Banco BPM e UniCredit. Qui sotto troviamo tutte le caratteristiche, no, per visualizzare il valore dello strike e il livello della barriera, una barriera che è posta al 50%, una barriera ovviamente discreta. Tra le altre caratteristiche del prodotto, qui per quanto riguarda la struttura cedolare, siamo, come dicevo, sul classico. Quindi abbiamo una data di rilevazione mensile, una cedola condizionata dell'1% al mese, che significa quindi un potenziale annuo del 12%. La prima data di rilevazione, vedete, aprile il 22, si è già verificata, quindi la prossima data è il 20 maggio. E non solo il 20 maggio, ma anche nelle successive date di rilevazione, fino sostanzialmente ad agosto compreso, non è attiva la possibilità che il certificato venga richiamato in anticipo. Quindi avremo due scenari: sopra o sotto barriera, sopra si percepisce la cedola, sotto no, ma corre dell'effetto memoria. A partire invece dalla data, vedete, di settembre, data di rilevazione, ecco che invece si attiva la possibilità che il certificato venga richiamato a discrezione, come dicevamo, dell'emittente. Quindi qui avremo i tre scenari: l'emittente lo richiama, quindi rimborsa 1.000, paga la cedola e dal giorno successivo non esiste più, oppure l'emittente non richiama, ma tutti i sottostanti sono sopra la barriera, che è la soglia cedola, quindi si paga la cedola, si va alla data successiva, oppure non viene pagata se uno dei sottostanti quota sotto la barriera. Questa è la classica struttura. Se non viene mai richiamata in nessuna delle date di rilevazione, si giunge alla naturale scadenza, abbiamo detto nel 2029, avremo i classici due scenari: sopra o sotto barriera. Sopra si mantiene la protezione del capitale, sotto invece si paga la performance negativa. Non si applica quella formula che abbiamo imparato a conoscere, ma che è sempre opportuno ripeterla, che è prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Fa fede ovviamente i valori di quello che è sottostante il stop. In questo modo si calcola il rendimento in caso di evento barriera del prodotto. Giusto per completezza, vi facciamo vedere i dati. Questo è il codice ISIN, visto che lo chiedono sempre di evidenziarlo. Facciamo vedere anche, dicevo, per completezza l'analisi scenario delle CEDLAB, qui trovate tutte le caratteristiche che ho illustrato, e qui troviamo, vedete, l'analisi scenario, dicevo, a scadenza. Quindi, a fronte di un ribasso del 53% del sottostante euro stop, abbiamo comunque un risultato positivo. Questo è quello che viene chiamato il rendimento asimmetrico, cioè la capacità che hanno i certificati di fornire un risultato positivo anche a fronte di un ribasso del sottostante euro stop, purché avvenga entro il limite della barriera. E quindi, insomma, questo è un primo esempio di certificato già quotato che ritengo essere interessante. Due soli sottostanti, un 12% potenziale annuo di flusso cedolare di rendimento. Un altro aspetto che può essere utile a chi ci segue per la prima volta. Ricordiamo l'efficienza fiscale dei certificati, cioè sia le plusvalenze di prezzo che le cedole costituiscono in questo caso reddito diverso, quindi possono essere usate per recuperare minusvalenze pregresse nello zainetto fiscale. Lì l'unica distinzione magari da fare tra quelle che sono le banche efficienti dal punto di vista fiscale, nel senso che alcune banche nel momento in cui si riceve l'accredito della cedola automaticamente stornano quell'importo dallo zainetto fiscale, altre banche invece vanno a rettificare il prezzo di carico, quindi ho un prezzo di carico di 100, incasso una cedola di 5, il prezzo mi viene rettificato a 95 e a forza di incassare cedole mi viene rettificato. E sarà solo nei momenti in cui vendo o il certificato scade che vanno a regolare la posizione fiscale, lo zainetto fiscale. Questa seconda soluzione è meno efficiente rispetto alla prima perché non è immediato il recupero, ma è posticipato al momento della chiusura dell'operazione. E questo ovviamente presuppone una maggiore pianificazione nel recupero delle minus. Non solo, c'è anche l'incognita che magari uno incassa alcune cedole, poi il certificato va a barriera e quindi in realtà non si recuperano cedole minus, ma si vanno a incrementare. Quindi è una soluzione meno efficiente. Verificate la vostra banca quale delle due fiscalità applica.
Per quanto riguarda le plusvalenze di prezzo, invece, non ci sono distinzioni, tutte le banche si comportano nello stesso modo. E quindi dicevo, questo è un certificato, verificate solo che il 2029 sia compatibile con la vostra ottica temporale. Questo era il primo esempio di certificato. Non so se volete aggiungere qualcosa. Beh, che dire, è un esempio secondo me di uno dei tanti soft call dove comunque con un prezzo ancora sulla pari i sottostanti sono tutti endemoni, perché qui abbiamo un più 7, più 8 più o meno, ed è una, comprandolo adesso abbiamo una protezione aggiuntiva, la barriera più profonda di base, e si riesce ancora a comprare, per esempio adesso lo dà tra i 1.400 e i 1.600, chiaramente cambia sempre durante la giornata, però in linea di massima lo compriamo in zona pari. Perfetto. Allora, un altro certificato che ho selezionato, un attimo che lo vado a prendere, eccolo qui. Qui abbiamo un certificato che ha una caratteristica particolare, è tecnicamente un airbag, quindi è un catch collet come struttura, ha una cedola condizionata con effetto memoria, ha sempre la soft collabor, quindi la possibilità di richiamo discrezionale da parte dell'emittente, ma in più ha un'altra caratteristica, l'airbag, cioè il fatto che se a scadenza si verifica l'evento barriera, ecco che il danno monetario viene ridotto. Dopo entriamo un attimo nei dettagli. Il certificato è emesso in questo caso da Leontech, anche in questo caso vedete scade il 30 gennaio del 2000 e no, il 23 gennaio, comunque insomma siamo nel gennaio del 2029, quotato sul CertX. In questo caso abbiamo un paniere particolare perché è composto da due bancari, Banco BPM e Inc, due titoli appartenenti al settore finanziario, e Adidas, che è un vestiario sostanzialmente come settore, quindi il grado di correlazione è più basso rispetto a quello che uno magari percepisce ad occhio. La barriera è una barriera discreta, posta al 50%. La soglia cedola coincide con il livello della barriera. Qui troviamo tutti i livelli, vedete, di strike e di barriera. In questo caso, vedete, sono tutti sopra strike e sopra barriera. Per quanto riguarda la struttura cedolare, qui vedete abbiamo un aspetto particolare. La cedola in questo caso, vedete, è pagata con frequenza trimestrale, o meglio, la data di rilevazione a frequenza trimestrale. La cedola è una cedola condizionata con effetto memoria, vedete, ammonta a 20 euro su 1000, che vuol dire il 2%. 2% trimestrale significa un potenziale annuo dell'8%. Anche questo è un certificato già quotato, la prima data di rilevazione si è già verificata, quella di aprile, la cedola è stata regolarmente pagata. La prossima data di rilevazione sarà il 23 di luglio e attenzione perché se guardiamo nell'altra colonna, quella del rimborso anticipato, vediamo che luglio è già una data in cui è attiva la soft callable, quindi la possibilità che ha l'emittente di richiamarlo in anticipo. Quindi avremo i tre scenari che descrivevamo prima: l'emittente richiama oppure non richiama, ma tutti sono sopra barriera oppure sotto barriera. Quindi non torniamo sulla struttura, il concetto è sempre quello. L'altra caratteristica importante è che se il certificato non viene mai richiamato e giunge alla naturale scadenza, ecco, attenzione che qui di nuovo i fari vengono puntati sulla barriera e fa fede alla performance del sottostante worst off, però con una caratteristica che nella buona sorte, cioè entrambi quotano sopra barriera, il certificato mantiene la protezione, quindi rimborsa 1000 e paga la cedola. Nel caso invece della cattiva sorte, diciamo così, che uno dei sottostanti quoti sotto barriera, ecco che in automatico si attiva la funzione airbag, che è un po' il meccanismo, quello della macchina, no? Che in caso di urto riduce il danno, in questo caso della macchina il danno fisico, nel caso invece del certificato il danno monetario. Perché? Perché invece di applicare la formula classica, no, che era prezzo finale diviso strike, si prende a riferimento in questo caso il valore della barriera. Quindi si prende prezzo finale rapportato alla barriera moltiplicato per 100. In questo modo sostanzialmente si riduce il danno monetario. Un esempio, anche qui, se andiamo a prendere l'analisi di scenario, questa situazione risulta molto evidente. La faccio vedere al volo, questo è il prodotto che abbiamo appena descritto. Qui troviamo, vedete, l'analisi di scenario. No, forse ho sbagliato certificato, dove era? Aspetta. Qual era? Aspetta, eh. No, ho sbagliato, Quello scusate. prima, mi sa.
Esatto, ho sbagliato a prendere il copia e incolla. Eccoci qua. Era qualcosa il volume di scenario che non tornava. Ok, eccomi, adesso ci siamo. Eccoci qua, vedete quello che dicevo. Qui sostanzialmente abbiamo sempre il rendimento asimmetrico, no? Vedete, a fronte di un meno 50 del sottostante worst-off abbiamo comunque un risultato positivo. Ma vedete che in caso anche di evento barriera, il meno 60 diventa un meno 0,7, quindi una perdita molto light, e anche il meno 70 diventa un meno 25. Non saremo ovviamente contenti. Non abbiamo chiuso l'operazione in profitto, ma sicuramente tra perdere 70 e perdere 25 è una bella differenza. Questo è un esempio di airbag in funzione, no? La funzione protettiva che citavo si riferiva proprio esattamente a questa caratteristica. Per chi volesse approfondire meglio il funzionamento, anche qui noi abbiamo creato comunque una presentazione, andando sul nostro sito si trova su servizi, no, beh, questa è la presentazione dei soft callable e hanno la barriera scadenza. Beh, prova a scendere per favore, Gabriele, verso il fondo. Però in realtà noi abbiamo, qui si tratta di prodotti con, questa presentazione prevede solo una barriera, non uno strike, non un airbag dunque. Però invece andando su servizi abbiamo proprio creato, quindi tornando indietro, servizi, tipologie prodotto, scendendo lo strike autocallable a metà più o meno, eccolo lì. Noi lo chiamiamo lo strike, che è un altro nome, diciamo, commerciale rispetto a airbag. Scendendo, esatto, qui si trovano le varie ipotesi di rimborso a scadenza per, abbiamo scelto i tre livelli di strike più comuni, che sono 50, 60 e 75, se non erro. E qui appunto si ha proprio tutta la spiegazione, sopra si ha la spiegazione di come funziona e qui le ipotesi di rimborso a scadenza che secondo me sono molto utili per chi appunto non conoscesse bene questa caratteristica. Abbiamo una presentazione apposita. Ok, allora stavo guardando un attimo le domande. Allora, chiedono di nuovo, però ne abbiamo in realtà già parlato, di quali sono le motivazioni principali per cui un soft callable potrebbe essere richiamato. Adesso magari domani mettiamo là la registrazione e la riguardiamo per non appesantire la spiegazione, l'ha già spiegato prima Pietro. Gaetano dice: invece di dedicare solo una mezz'ora, potete fare un qualcosa di più approfondito e dedicare un intero webinar ai credit link. Certo, magari Gabriele, quello che si può anche fare è se tu prima di questo webinar riesci comunque a raccogliere qualche domanda riguardo, così riusciamo ad indirizzarlo un po' verso quelle che sono le richieste dei tuoi, insomma, utenti. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Molto volentieri, adesso me lo segno. Ok, un attimo che controllo sempre l'orario perché il tempo è sempre tiranno. Allora, se per voi va bene, io direi di citare un altro paio di prodotti, di certificati. Certo, procediamo. Allora, dunque, l'avevo selezionato qui, ecco, esatto. Qui tecnicamente siamo di fronte a un cash call sostanzialmente come certificato, quindi la struttura è un po' quella che abbiamo già descritto: cedola condizionata, effetto memoria, possibilità di richiamo anticipato da parte dell'emittente, quindi un soft callable. Qui la scadenza è un po' più breve, vedete, siamo nel giugno del 2027, Leonteq è sempre l'emittente. La caratteristica particolare è quella che è costruito su un paniere di indici. In realtà abbiamo due indici che sono molto famosi, l'S&P 500 americano, che non ha probabilmente, immagino, bisogno di presentazioni, l'Eurostock è il principale indice azionario europeo, e poi abbiamo un ETF che ha come sottostante l'indice azionario dell'India. Qui magari qualcuno si chiederà come mai avete selezionato l'India. Beh, in realtà l'India in questo periodo abbiamo tantissime richieste. Il problema è che diciamo che il mercato non è ancora liquido e strutturato come quello cinese, quindi diventa un po' difficile andare a fare dei pricing. Noi di solito usiamo degli ETF che
Ci sono un paio di società indiane che hanno degli ADR che quotano in America, però comunque non sono particolarmente volatili da darci la possibilità di avere dei prodotti anche commercialmente interessanti. L'India è un tema che sta tirando tantissimo in questo periodo, quindi andare a rispolverare anche un vecchio prodotto con il Wisdom Tree è sicuramente interessante. Perfetto, infatti l'ho notato e ne parlo volentieri. Qui sotto troviamo le altre caratteristiche del prodotto, vedete la barriera, una barriera discreta posta al 55%, qui troviamo l'andamento dei tre sottostanti rispetto alla barriera, rispetto al fixing iniziale, qui troviamo anche la struttura cedolare, una struttura cedolare classica se vogliamo, e con la caratteristica, questo è un certificato quotato già da tempo, vedete la prima data di rilevazione era Quasi un anno fa. esattamente il 26 luglio del 2023, quindi ad occhio una decina di date si sono già verificate, la cedola è già stata pagata. In ogni caso, la data di rilevazione, vedete, è una data di rilevazione, come si dice, mensile, la cedola è una cedola condizionata con effetto memoria e ammonta allo 0,58,3, che significa un potenziale annuo, vedete, del 7%. Anche qui è già attiva la soft callable, quindi la possibilità che l'emittente richiami in anticipo il certificato. La struttura quindi è sempre la stessa, non stiamo a entrare nel merito. E anche a scadenza la procedura è sempre la stessa, se non viene richiamata in anticipo, fare puntate sulla barriera, sopra o sotto barriera. In questo caso non abbiamo l'airbag come caratteristica. Possiamo anche qui prendere, qui trovate il codice ISIN del prodotto, possiamo anche andare magari a vedere al volo l'analisi di scenario. Secondo che carichi la pagina, il bello della diretta. Comunque, oggi l'analisi venario era a meno 50-53, vado a memoria, quindi reggevo un ribasso del 53% del sottostante worst off. Ecco una caratteristica, magari secondo me interessante di questo, eccoci qua, di questo certificato che appunto è costruito su indici. Gli indici hanno alcune caratteristiche rispetto a meno 50, insomma. Hanno alcune caratteristiche rispetto ai certificati costruiti su, ad esempio, singole azioni, che mentre le singole azioni, oltre ad essere più volatili in linea generale e essere soggette alle operazioni straordinarie, penso a aumenti di capitali eventualmente iperdilutivi, insomma, tutta una serie di vicende societarie magari che possono rendere molto volatile e instabile la quotazione, ecco gli indici invece, essendo una media ponderata sostanzialmente e non avendo operazioni straordinarie alle spalle, ecco che rappresentano un grado di sicurezza maggiore, forse eccessivo, un minore grado di rischio, forse più corretto definirlo in questi casi. Quindi sono uno strumento. Ti faccio Dimmi. una domanda, Gabriele. Riesci ad andare sulla pagina prodotto di questo certificato nostro e vedere qual è la prossima data di osservazione e pagamento cedola? Ok, maggio, il 28, perché secondo me è un gran bel prodotto questo e bisognerebbe capire se richiamo oppure no. Quindi qua ti do un suggerimento che può essere interessante per tutti quelli che prenderebbero in considerazione volentieri un soft callable. Per esempio, io questo me lo comprerei per me. Io prediligo i prodotti su indici perché hanno un rischio un pochino più contenuto rispetto alle singole azioni. Quindi, in questo caso, che cosa farei? Invece che comprarlo oggi a 1.800, perché poi se mi richiama rischio di non averci guadagnato niente, aver avuto soltanto costi di transazione, andrei ad aspettare la data di osservazione. Il giorno dopo vedo che cosa è successo. Se non ha richiamato, me lo compro. Per quale motivo? Perché uno, ovviamente il prezzo scenderà della cedola, quindi scenderà in questo caso di 5,8 euro. Quindi magari invece che 1.800 me lo compro a 1.200. E poi perché so in questo modo. Ah no, scusami, non è così. Lo comprerei il giorno dopo per quale motivo? Perché io so che comprandolo il giorno dopo vado a ricevere almeno due cedole. Perché io lo compro prima che stacchi il prezzo del coupon che già incorpora. Se
In questo modo io lo pago ancora sui 1.800, però so con sicurezza che ricevo questa cedola e poi vado a ricevere anche la cedola dell'osservazione dopo nel caso in cui il prodotto richiami. Quindi sono in quella finestra di tempo tra la data di osservazione e la ex date. In questo modo si va, diciamo, sicuramente si va ad incassare almeno due cedole in modo da compensare il prezzo un pochettino più alto. Assolutamente, assolutamente. Io l'ho segnalato conscio di questo aspetto, infatti era una delle cose da sottolineare che mi ero segnato, questa selezione nasce anche con l'idea di indico un prodotto che magari con ribasso dell'S&P 500, aumento della volatilità potrebbe ridursi qualcosa a livello di prezzo, ecco che allora magari può tornare interessante, quindi c'è anche un discorso di watchlist, di seguire le caratteristiche del prodotto, quantomeno insomma di spiegare che i certificati, questa è un'altra caratteristica, costruiti su indici hanno un minor grado di rischio rispetto ad altri prodotti, forse sono anche lo strumento più idoneo per chi è neofita e vuole cominciare a muovere i primi passi nel mondo dei certificati, perché avendo meno rischi, ecco che di fatto si prestano maggiormente a questo utilizzo. Stavo guardando. Gaetano chiede se c'è modo di vedere sul sito qual è la ex date. Sì, esattamente dove stiamo guardando ora. Abbiamo Esattamente. aggiunto la parte ex date già da un pochino sul nostro sito, proprio perché era una delle domande più frequenti, quindi assolutamente c'è la pagina prodotto. Esatto, ok, stavo guardando più o meno le risposte, le domande le abbiamo date. Allora, se avete ancora 2 minuti, possiamo o guardare un altro prodotto o magari ricordare magari i vostri contatti, come siete più comodi, perché ovviamente se durante la registrazione qualcuno ha dubbi, domande, chiarimenti, ovviamente ricordo che sia io che Anna e Pietro siamo disponibile a richieste, a chiarimenti, ma ovviamente sulle caratteristiche tecniche del prodotto non possiamo fare nessun tipo di consulenza, quindi mi conviene comprare, vendere, mantenere, ridurre, non possiamo rispondere a questa domanda, però sulle caratteristiche tecniche del prodotto assolutamente sì. Ecco, magari se vogliamo facciamo vedere anche i vostri dati, i vostri riferimenti. Certo, allora beh, noi ci trovate sempre via mail a infoitaly@leontech.com. Vi invito comunque a iscrivervi alla nostra newsletter, se già appunto se non la ricevete già, chiaramente, perché lì su base settimanale andiamo a diciamo far vedere quelli che sono i prodotti più interessanti, sia nuove emissioni che vecchie emissioni, perché avendo oltre circa 1 migliaio di prodotti sul secondario, abbiamo la possibilità di andare a trovare magari sul secondario prodotti che tornano interessanti, magari che abbiamo emesso 1 o 2 anni fa e in questo momento di mercato sono particolarmente interessanti. Quindi non è una newsletter solo di push di nuove emissioni, ci sono chiaramente anche le novità, ma non solo. E noi è il nostro strumento insomma più interessante, c'è una selezione che facciamo noi. E vi invito appunto a iscrivervi per questo motivo. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi richiesta relativa al funzionamento dei nostri prodotti, sia via mail sia al telefono. Cerchiamo di darvi risposta sempre a stretto giro. E poi trovate, se no, tutte le informazioni di ogni prodotto sul sito. Vi è una sezione dedicata appunto alle domande frequenti. Abbiamo cercato di mettere dei filtri nella home page, come faceva vedere Gabriele in apertura, un po' sui best seller, sulle novità, quindi i credit link, le emissioni recenti. Appunto, trovate tutto, e questa è la pagina, secondo me, più bella, grazie Gabriele che l'hai aperta, che è la pagina ricerca dei nostri prodotti. Qui potete filtrare per qualsiasi cosa, per sottostanti, per scadenza, per valuta, per nome prodotto, nome commerciale prodotto, tipologia di asset class che volete come sottostante, volete solo ETF, filtrate solo per ETF, volete i capitali protetti, filtrate per quello. Ed è per il nome stesso del sottostante, quindi è uno strumento, cioè la pagina diciamo più interessante del nostro sito, proprio perché trovate tutte le nostre emissioni sul mercato italiano. E quindi potete farvi le vostre ricerche se quelle della nostra newsletter come filtri magari non dovessero sempre piacervi. Quindi assolutamente grazie Gabriele per averla aperta.
No, questa questo è parte. tra l'altro è un ottimo screener, è tra l'altro molto veloce, molto immediato. Qua uno banalmente, no? Per farsi giusto un'idea al volo, clicca i prodotti con barriera discreta, clicca ad esempio quelli con la maggiore protezione sulla carta, cioè che hanno una barriera più lontana del 50%, in questo caso in questo momento sono 132 i prodotti, poi si va a vedere anche banalmente proprio il denaro lettera, no? E va a cercare qualcosa dove la lettera quota sotto 1000 sostanzialmente, no? E trova ad esempio questo certificato. Adesso questo non ho presente cosa sia, però ad esempio basta dopo un attimo cliccarlo per andarlo ad approfondire, andando a vedere un po' tutte le caratteristiche, no? Qui magari ad esempio ci buttiamo un attimo al volo sul CEDAB che sintetizza tutti i dati, però vedete che in due clic abbiamo trovato un prodotto che è sicuramente interessante da analizzare. Può piacere o non piacere il paniere, può piacere o non piacere, insomma, altre caratteristiche che il prodotto ha, però vedete l'abbiamo individuato in 2 secondi. Ecco, il sito di Leonte, che è velocissimo, quello di di Pierre in questo momento un pochino meno, pensavo di fare prima. In realtà comunque siamo, vedete che in pochi secondi abbiamo trovato un certificato. Qui vediamo le caratteristiche: la barriera posta al 50%, la cedola condizionata con effetto memoria, scade nell'aprile 2029, quindi qui verificate l'ottica temporale. Qui abbiamo, vedete, quattro sottostanti appartengono allo stesso settore, che è quello dei titoli bancari, e qui troviamo, vedete, la struttura cedolare. Paga un potenziale anno del 6%, ha una cedola, vedete, dello 0,5% al mese. Da ottobre si attiva la possibilità di richiamo anticipato. Anche questo mi pare che sia esatto, è un soft callable, e quindi vedete che in pochi clic, anzi in due clic, abbiamo trovato un potenziale certificato. Poi ovviamente bisogna approfondire, scartabellarlo, però di fatto il dato è quello. C'è un'ultima domanda, vedo, ho visto che Paolo tra l'altro mi ha mandato il codice ISIN del certificato che citava prima. Emilio chiede dove può trovare l'ISIN dell'ETF su cui è costruito quello dell'India, sostanzialmente nella sezione documenti. Adesso se trovo al volo quello dell'India, se fosse una Puoi oppure provare a usare la barra ricerca, abbiamo detto che andiamo, potente. esatto. Allora, vediamo se funziona. Ah, c'è la mappa. Cos'era? Wisdom Sì. Tree. Allora, facciamo. Vediamo. Questo, eccolo qua, alla sezione documenti. Andiamo, quale clicchiamo? Il term Mi è sheet, va bene, no? piaciuto il term sheet, però ognuno deve. Io mi trovo bene a guardare il term sheet, poi è una scelta personale. Esatto, perché qui già la prima tabella scendi un pochino qui, vediamo subito. Vediamo come si Allora, chiama, vediamo il ticker Bloomberg e fine. esatto. Ok, perfetto. Io direi che ci siamo. Ok, grazie Anna, Grazie grazie mille a te Pietro, Gabriele, grazie a tutti voi che ho grazie visto numerosissimi fino alla fine. a tutti. Assolutamente. Scriveteci e ci sentiamo insomma al prossimo episodio dove vi parleremo, credo, di CLN a questo punto, di Credit Link Certificate. Assolutamente. Ci organizziamo in quella direzione. Grazie mille Anna, grazie mille Pietro, in generale grazie a Leonte, che vi auguro una buona serata, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che guarderanno la registrazione che da domani sarà sul mio canale YouTube. Grazie a tutti, Buonasera a buona tutti. Grazie.